Un saluto a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Capitanate Sport Magazine, davvero ricca ricca di appuntamenti e notizie, e per questo entriamo subito nel vivo della trasmissione. Parliamo subito di pallavolo femminile, Serie B1, girone D, Di Lillo libera Virtus Cerignola, purtroppo perde in casa contro Acquasapone Roma per 3-7-2. Come potete vedere bene dalle immagini, le ragazze cerignolane hanno comunque fatto un'ottima partita, hanno comunque preso un punto che smuove una classifica che ormai è davvero buona e possiamo parlare di una salvezza abbastanza tranquilla. Per quanto concerne la BC CSGR Volley Manfredonia, purtroppo perde in trasferta contro Vollero di Pazzi Roma per 3-7-2. In classifica ricordiamo che le ragazze sipontine sono sempre ferme a 20 punti, purtroppo dobbiamo dire situazione ormai drastica, mentre le cerignolane, non l'abbiamo sottolineato prima, lo facciamo ora, sono a 32 punti al nono posto. Scendiamo di categoria, Serie B2, Girone I, la Pallavolo Cerignola perde in trasferta contro Sifi Condor Catania per 3-7-1. Davvero una partita, o meglio, davvero una sconfitta pesante per le ragazze, che comunque sono al quinto posto a 45 punti, ad un punto dal quarto posto che varrebbe i playoff. Sempre parlando di pallavolo femminile, Serie D, vogliamo parlare del derby Olimpia Ortanova SVG Energia Lucera. Le ragazze ortesi si impongono per 3-7-0, complimenti ad Antonio Massa, e soprattutto lo ringraziamo per queste splendide immagini che avete visto in sottofondo. Ora passiamo alla Foggia Volley, che batte Prima Donna Volley Bari per 3-7-0. Complimentissimi alle ragazze di Valeria Di Mauro, che con questa vittoria blindano il quarto posto che varrebbe i playoff. E ringraziamo soprattutto questa associazione che è sempre puntuale nell'invio del materiale. Invece, per quanto concerne l'ultima squadra foggiana, o meglio lucerina, la Farmacia Fares Lucera purtroppo perde in casa contro Volleyball Giovinazzo per 3-7-2. In classifica, partendo dall'alto, appunto c'è la Foggia Volley con 47 punti al quarto posto, poi troviamo un po' più in basso la squadra della SVG Energia Lucera di Danilo Barbaro e Fausto Baccari al decimo posto con 27 punti, seguite dalle cugine lucerine della Farmacia Fares Lucera con 26 punti, e adesso troviamo in terz'ultima posizione, ma con 18 punti, la squadra ortese di Antonio Massa. Per quanto riguarda la pallavolo maschile, Serie C, Girone A, Happy Casa Pallavolo Martina è battuta dall'Enrico Tecnomaster.biz Cerignola per 3-7-1, la DS Lucera riposava, mentre purtroppo l'Unipol 6 Lucera perde in trasferta contro Toma Carburanti Rufano per 3-7-0. In classifica, dopo appunto 19 giornate, ed essendo quasi alla conclusione di questo bellissimo campionato, troviamo la capolista Enrico Tecnomaster Biz Cerignola a 53 punti, seguita dalla lucerina DS Lucera di Giovanni Furno con 44 punti, e purtroppo in penultima posizione, fermi a 14 punti, l'Unipolsai Lucera. Adesso passiamo sport, o meglio cambiamo sport, e parliamo di pallavolo maschile con la Serie B Girone C. Brutta notizia per l'Allianz Pazienza San Severo, che perde in casa contro Basket Recanati per 58 a 68. Appunto si confrontavano le due migliori squadre del girone, e a spuntarla appunto è stata la squadra ospite. Mentre la Castellano Udes Cerignola torna ad essere raggiante e vincitrice in casa contro Rossella Udas Civitanova Marche per 66 a 68. Davvero un'ottima vittoria che in un certo senso rilancia i ragazzi cerignolani, che in classifica
classifica sono adesso a 20 punti in quart'ultima posizione. Mentre ricordiamo, l'Allianz Pazienza San Severo è sempre primissima con 50 punti. Scendiamo di categoria in Serie C Silver per quanto concerne i playout che appunto cominciavano questa domenica. Purtroppo due brutte notizie per le nostre formazioni. Il Cus Ionico Taranto vince facilmente contro Silac Manfredonia per 77 a 68 e ancora più grave la sconfitta della Sunshine Vieste che perde contro, in casa contro Murgia Santeramo per 85 a 56. Davvero una brutta tegola per i viestani e speriamo che ambedue le formazioni possano rifarsi già il weekend prossimo. Scendiamo ancora di categoria con la Serie D. Parliamo prima di pool promozione con l'importante vittoria della Dian Bom Foggia in trasferta contro Peugeot Tartarelli Monopoli per 71 a 69. Una partita un po' forse una vittoria un po' forse più problematica del previsto. Appunto i foggiani di Christian Vigilante battevano l'ultima formazione in classifica. Tuttavia, appunto, nel girone i ragazzi foggiani sono primi a 10 punti insieme a Nuova Cestistica Barletta e Cus Fari. Scendiamo, o meglio, parliamo del pool retrocessione con il Cus Foggia Basket che purtroppo chiude la stagione perdendo in casa contro Calzaturificio Fratelli Liotti per 67 a 72. Una sconfitta che comunque non inficia l'ottimo campionato dei ragazzi che ancora una volta si sono salvati e facciamo un grande in bocca al lupo per la prossima stagione ai Cussini e i complimenti a tutti i ragazzi per questa buona salvezza e al Mister di sempre Danilo Lavacchia. Adesso parliamo di pool promozione nella serie promozione, scusate il gioco di parole, ma purtroppo è così, con Sveva Lucera che batte 82 a 67 Barletta Basket in trasferta. Davvero complimenti ai ragazzi lucerini che sono proiettati verso un qualcosa di importante. Noi per scaramanzia non lo diciamo, ma incrociamo le dita. Per quanto concerne la pool retrocessione, la Sincronia Foggia riposava come Basket Lucera nell'altro girone e appunto in questo girone vogliamo sottolineare l'importantissima vittoria della Frassati San Giovanni Rotondo contro Basket Bitrito appunto per 86 a 57. Davvero complimentissimi ad Armando Radeglia e ai suoi ragazzi, come vedete nelle immagini, festeggiare nello spogliatoio. Adesso cambiamo sport, parliamo di rugby parlando di Serie C2 con la squadra senior del Foggia Rugby che a Francavilla Fontana vincono contro la squadra locale, i Cheiron Rugby, vincendo appunto per 8 mesi a 0 con il risultato di 46 a 0. Per quanto riguarda l'Under 18, in realtà non c'è stata alcuna partita perché la squadra ospitante, Trepuzzi, ha rinunciato anticipatamente. Questo fa sì comunque che i ragazzi foggiani ottengano i punti per essere primi in questo girone e domenica 29 aprile si giocheranno il tutto per tutto contro Bari qui a Foggia e quindi invitiamo tutti gli sportivi a seguire questi ragazzi che stanno facendo un qualcosa di eccezionale, davvero forza Foggia Rugby. Notizia flash per quanto riguarda la pallamano, Serie A2, ricordiamo la Freetime Manfredonia, purtroppo perde in trasferta contro Genesis Mobile Atellana per 36 a 27. Però vogliamo dire che malgrado la sconfitta vogliamo sottolineare l'ottimo campionato per i Sifontini. Ricordiamo l'esordio in questa serie, la seconda più importante d'Italia, e hanno già ottenuto la salvezza e la permanenza in A2. In classifica sono sempre a 20 punti, davvero un buon campionato. Continuate così ragazzi e l'anno prossimo chissà possano fare davvero qualcosa di grande.
Adesso parliamo di baseball, perché la Fovea Embers era l'esordio contro l'esordio del campionato di Serie C ed asfaltano i Warriors Bari con il risultato di 19-3. Grandissima prova corale della squadra, ma vogliamo sottolineare il cycle compiuto da Alessio Carbone. Appunto, ciclo, e per i no non addetti ai lavori cerchiamo appunto di spiegare alla meno peggio cosa significhi, e sostanzialmente il ragazzo foggiano ha effettuato valide in ogni turno di battuta e questo è un avvenimento alquanto raro nel baseball, quindi davvero complimenti ad Alessio. Speriamo che questo campionato sia davvero importante per te e per tutta la nostra squadra. Inoltre vogliamo sottolineare con il video in sottofondo il primo lancio celebrativo di Carmine Scapato, un ragazzo che non ha ottenuto l'idoneità per partecipare al campionato agonistico, ma la società ci teneva davvero a fare questo regalo, appunto il primo lancio della stagione. Comunque vogliamo sottolineare che Carmine non ha preso affatto la mazza al chiodo e anzi gioca nel campionato amatori, dove ricordiamo il Foggia essere momentaneamente al primo posto. Adesso apriamo l'ampia pagina dedicata al karate con i tanti foggiani impegnati nei campionati italiani assoluti. Copertina per Eleonora Pepe, ricordiamo vice campionessa italiana juniores, che all'esordio nella nuova categoria ottiene un dignitosissimo quinto posto. Complimenti a te Eleonora e al maestro di sempre Cosimo Leone. Adesso, tuttavia, vogliamo sottolineare anche la grandissima prova del giovanissimo Francesco Armillotta, di soli 17 anni, autore di una buona prova. Come potete vedere nelle immagini, si è districato davvero benissimo e possiamo ammirarlo in questo calcio, davvero un gesto tecnico molto molto elevato. Ricordiamo Francesco, ovviamente il ragazzo con la cintura blu. Per la cronaca ha perso 4-3, ma davvero vi auguriamo un futuro davvero radioso. Per quanto riguarda la penultima notizia di giornata, vogliamo sottolineare la manifestazione organizzata dalla ICBD per quanto riguarda appunto la manifestazione canina organizzata, o meglio patrocinata dalla CISA, l'associazione CISA, organizzata a Foggia presso la villa comunale. Forse in molti potrebbero non considerarlo un vero e proprio sport, ma è doveroso sottolineare l'impegno di Antonio Pagliara, Matteo Curci e tutti i ragazzi dell'associazione che si stanno davvero importando per onorare e portare visibilità al bellissimo mondo canino. Adesso apriamo la pagina degli appuntamenti e ricordiamo che questa settimana, la settimana entrante, è dedicata al biliardo, con la sesta prova della Coppa Puglia, anche Memorial Rosa Pasqua, organizzato dal Billiard Club di Foggia, che per tutti gli appassionati ricordiamo essere in Viale Pinto numero 5. Volevo fare i complimenti all'organizzatore Francesco D'Amore, davvero un caro amico che ha sempre sostenuto Capitanate Sport, in quanto ha speso brillantemente le sue energie, e posso dire non solo le energie, per realizzare questo importante appuntamento, tra l'altro in onore della scomparsa della propria mamma. Pertanto davvero doppi complimenti. Bene, siamo giunti ai saluti finali. Io vi ricordo che Capitanata in Sport Magazine è la TV, il programma dedicato a tutto lo sport della nostra terra. Sosteniamolo, condividiamolo e ci sentiamo, o meglio, ci rivediamo lunedì prossimo. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione. Davvero a prestissimo. Grazie ancora a tutti.